Ben ritrovati a tutti i telespettatori della Volumetrica Trading. Buon primo dicembre, buon martedì primo dicembre. Allora andiamo subito a vedere quali sono stati i market mover nella sessione asiatica da contornare, ossia il rapporto fra domanda e offerta per quanto concerne il Giappone. È positivo, il tasso di disoccupazione scende al 3,1, le spese per investimenti anch'essa migliore rispetto alle attese. Per quanto riguarda l'indice manifatturiero cinese, un dato importante nella notte delle tre, indice manifatturiero PMI CAGX di novembre 54,9, quindi ancora di più la Cina inizia a salire. Per quanto riguarda invece il PIL trimestrale svizzero e quello annuale, bene, aumentano rispetto all'attesa 7,2 il primis, il secondo l'annuale a meno 1,6, quindi meno 0,3 erano previste, meno 0,78 era quello precedente. Adesso ci sarà l'indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero italiano fra 55 minuti, stimato a 52 rispetto a 53,8, e poi l'indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero a novembre, quello tedesco, e la variazione della disoccupazione stessa che terrà molta volatilità. Attenzione perché alle 10 è un dato importante italiano, il PIL italiano trimestrale e quello subtrimestrale su base annua. Quindi attenzione, vedremo alle 10, tanto saremo in onda, cosa succederà. Ovviamente poi anche quello canadese e ci sarà una testimonianza di Powell, presidente della Fed, alle 16. Quindi oggi un calendario macro particolarmente allettante, direi. Ricordiamo che alle 10, perdonate, alle 9 ci sarà, abbiamo invertito Daniele Zini che ovviamente prenderà il posto di Fausto Maraldi. Fausto Maraldi entrerà alle 9:25, quindi il capitano arriverà alle 9:25 fino alle 10. Abbiamo invertito la fascia. Per quanto riguarda i grafici, andiamo a vedere subito il Nikkei, l'indice giapponese che avete visto che aggiorna nuovi massimi a 26.945 e poi adesso c'è stato un ribasso, questo è un candelo ovviamente weekly che si sta completamente assorbendo. Particolare attenzione ragazzi, io monitorerei gli americani perché guardavo sotto una dinamica dello Standard & Poor's che sta finalmente direi ad attaccare quest'area di questo doppio massimo, questo massimo perdonate 3.666,5, ci siamo quasi, si è fermato sui massimi della settimana precedente e questa è una candela, lo ricordiamo, mensile che è all'interno dei settimanali, quindi ricordiamo quello che sta per accadere, ossia sta andando ad aggiornare nuovi massimi. Il Nasdaq, guardate il Nasdaq ragazzi che forza ha avuto di andare a riattaccare questi massimi che particolarmente li teneva inside, effettivamente adesso ci siamo, li ha quasi toccati, sfiorati per poco, per un ciuffo d'erba non ci è arrivato, però l'obiettivo è 12.460. Vedremo se oggi gli americani inizieranno o meno la salita per nuovi massimi. È stato il DAX a dare impulso, un impulso importante. Guardate questo punto, questo chart vi voglio mostrare. Eccolo qui. Guardate questo punto interessante perché voglio far monitorare come effettivamente sia stato ottenuto la valore della settimana precedente. Guardate. Non c'è stato ovviamente voglia di scendere. Questi sono stati i minimi. Guardate questo minimo importante, questo minimo. Tutti una serie di minimi presi nella valore, ossia il 70% delle quotazioni rappresentano il profile della scorsa settimana. Che i minimi e dove è andata, si sono andati a fermare su questo punto, che area 13.420, 13.410. A livello settimanale hanno inserito il POC a 12.420 e non intendono levarlo. Quindi questo è un punto importante perché mi sembra che già da ieri erano su questi livelli, quindi attenzione a eventuali ribassi perché potrebbero contornare una dinamica di mean reverting importante. Tuttavia, tutto sommato, a livello daily, se dovessimo chiudere sopra, a livello settimanale, se dovessimo chiudere addirittura sopra questa fascia, sopra le fatidiche aree di 13.350 e 400, DAX potrebbe veramente andare ad aggiornare i massimi. L'unico livello interessante che noto è 5, guardate sul composito 13.515 e poi avrebbe veramente una corsa importante. Guardate, poi ci sono i 13.695 e i 13.700. Quindi attenzione all'indice tedesco che apre fra poco. Andiamo subito a guardare anche e a monitorare cosa sta succedendo negli altri sottostanti. In particolar modo volevo far vedere l'oro che allora ieri abbiamo visto la dinamica di possibile mini level. Eccolo qui, guardate. L'oro effettivamente, come vi dicevo ieri, aveva tenuto
un po' in questa situazione. Vi ricordate? Quindi quando aveva difeso questi minimi con un volume importante, guardate, poi effettivamente non c'è più andato a riprenderli. E adesso stiamo andando a ritestare la metà di questa candela, che praticamente è a pochi punti. Dopodiché lo scoglio importante, la resistenza, sarà 1809, lo guardate a livello volumetrico, 1813. Ripeto, resistenza importante 1809, 1813. Quindi beh, è stato bello, come vi ho fatto vedere, come questo livello, quando ha chiuso questa candela sopra, con un verde importante, con un delta in positivo importante, dopodiché il prezzo è andato veramente a lasciare i minimi, perché effettivamente qui in questa candela si è voluto lasciare i minimi e tenerli in considerazione. E il petrolio è anche interessante, è stato monitorarlo in questi giorni, vediamolo adesso che fine potrebbe fare il WTI. WTI importante, poi lo vedremo anche pomeriggio assieme a Carlo Vallotto. Guardate, oggi è un po' meno da PIL, candele abbastanza di indecisione. Tutto sommato si sta aspettando ovviamente l'OPEC, cosa potrebbe dire ovviamente l'OPEC Plus. In particolare modo andiamo a vedere il 6B, che è la sterlina, anzi facciamo prima l'euro-dollaro, che lo vedo più interessante. Allora, è andato a prendere questo livello di 1,20, ci è andato giù e adesso si sta lottando. Guardate, poco settimanale inserito ovviamente a 1,195. Il giornaliero a 1,196, quindi attenzione, cioè questo livello lo vogliono difendere. Guardate, stanno difendendo il livello di 1,195 di euro dollaro future, e ovviamente la pila per andare magari a rivedere a livelli più alti è assolutamente possibile, perché guardate, il prezzo è stato costruito effettivamente per andare al rialzo. Quest'area effettivamente di 1,188,15, 1,182 è stata veramente tenuta alla grande. Quindi avremo adesso l'euro dollaro. Cosa fa? Vedo che si è collegato Daniele Zini, che vado subito a salutare. Ciao Daniele. Buongiorno Alex e buongiorno a tutti. Allora Daniele, io subito direi buongiorno a te, direi di fare prima dell'apertura un discorso macroeconomico in generale, no? Poi c'è anche, abbiamo visto anche il Premier Conte che in un'intervista ha detto di essere pronto per il MES in Europa, anche se tutto sommato i partner europei non sono così convinti, ecco. Ma assolutamente, direi di partire proprio da quest'ultimo punto, nel senso che l'Italia, lo sapevamo, è particolarmente in ritardo con la predisposizione di un piano utile per richiedere i molti miliardi che l'Europa potrebbe metterci a disposizione. Sappiamo ancora che c'è un veto da parte dei due paesi, ma questo veto non è il vero problema, è il vero ostacolo. Il vero ostacolo potrebbe essere invece l'incapacità dell'Italia di aver ancora presentato un piano. C'è tempo, è vero, fino al 15 di gennaio, ma è altrettanto vero che molti paesi hanno già presentato dei piani assolutamente credibili, o almeno ritenuti tali dalla Commissione europea, mentre l'Italia. Il Premier Conte, su una specifica richiesta di un giornalista e quindi non di sua spontanea volontà, ha ammesso che l'Italia ancora non ha predisposto alcun piano, ma che questo verrà fatto nella maniera migliore possibile utilizzando le eccellenze del paese. Questo è un qualcosa di assolutamente positivo, che però ci ricorda due momenti non particolarmente felici della nostra storia attuale, ovvero il piano Colao e gli stati generali. Dagli stati generali il Premier ne uscì promettendo una diminuzione dell'IVA, cosa che purtroppo non abbiamo assolutamente poi visto realizzarsi, e il piano Colao sembra essere rimasta lettera morta. Ora c'è una scadenza precisa, una scadenza con una controparte che non è paziente come gli elettori, perché questi soldi ci sono e ci saranno soltanto se l'Italia sarà in grado di dimostrare come in maniera seria e credibile sarà in grado poi di gestirli. Il problema è che il governo sembra aver già iniziato a spendere questi soldi, perché il piano di sussidi che si sta continuando a verificare sulla base delle chiusure che il governo ha deciso in questi mesi, non sembra basarsi su liquidità in cassa o proventi dalla tassazione, quindi dagli introiti dello Stato nei prossimi mesi, ma da un denaro che il governo intende creare dal nulla. Creare dal nulla sappiamo che ci sono soltanto due modi per farlo. Uno è aumentare il debito attraverso creazione di nuovi titoli di Stato e quindi
andare nuovamente a mercato sperando che la Banca Centrale Europea di nuovo acquisti a mani basse questi titoli, non guardando tanto il rischio ma guardando alla volontà di supportare un paese, e quindi continuare a creare debito sì, ma a costo zero, quindi a un tasso sostanzialmente nullo, che andrebbe a pesare soltanto parzialmente sulle future generazioni, oppure accettare questi soldi dell'Unione Europea, che ricordiamo sì in parte essere debito, ma c'è una componente A di costo estremamente bassa e spalmata su un arco temporale molto lungo, e una parte anche a fondo perduto, insomma, potrebbe certamente aiutare molto il nostro paese. Non vediamo però in questo momento motivi per essere particolarmente ottimisti, mentre in ambito più generale e più privato, quindi diciamo più di mercato, abbiamo assistito ieri a una notizia che forse è una non notizia perché è un po' il segreto di Pulcinella alle ultime settimane, ma nel momento in cui è stata esplicitata certamente ha fatto molto rumore, che sono le dimissioni o quantomeno la non ricandidatura, quando scadrà il suo mandato, dell'amministratore delegato di Unicredit, Jean-Pierre Mustier. E questo è un aspetto estremamente importante ed estremamente correlato anche con la presenza dello Stato nell'economia privata italiana. Non dimentichiamoci che, ma ne ha parlato anche Proiezioni di Borsa nelle scorse settimane in maniera piuttosto diffusa, Mustier con il suo piano Team 23, che era il piano strategico di Unicredit utilizzato dall'amministratore delegato anche per crearsi un futuro, perché non dimentichiamoci che in scadenza nel 21 Mustier aveva proposto un piano strategico 2020-2023, quindi implicitamente lasciando intendere che ci sarebbe stata una sua ricandidatura e che auspicava o si aspettava, insomma, una conferma da parte del CDA della banca. Questo sappiamo che non avverrà, ma sappiamo anche che uno degli ostacoli principali che hanno portato probabilmente a queste dimissioni è la mancata volontà da parte di Mustier di acquisire Montepaschi. Da mesi infatti lo Stato è entrato nel capitale e della banca senese e della Bad Bank, che ne ha acquisito gli asset tossici, quindi sostanzialmente gli NPL e tutto quanto non considerato di mercato e quindi interessante per un possibile investitore, mentre Unicredit è la candidata numero uno ad acquisire Montepaschi. Perché candidata numero uno? Innanzitutto perché questo potrebbe portare del valore agli azionisti, sarebbe un aumento della massa di clientela, un aumento delle masse gestite, un aumento anche della presenza in determinate aree sensibili, interessanti, dove Montepaschi sta presidendo il territorio in maniera straordinariamente positiva e straordinariamente capillare, dovuta anche a motivazioni che ben conosciamo, insomma, della governance di Montepaschi e della sua presenza in determinati territori. Dall'altro però c'è un mondo bancario che sta cambiando radicalmente. È notizia di circa 10 giorni fa che, secondo uno studio di Deloitte, il 30% dei bancari nei prossimi anni sarà di troppo, e quindi assisteremo a nuovi prepensionamenti, a nuovi piani di esodo e di incentivo all'uscita, a nuove chiusure di filiali. Unicredit si troverebbe quindi, acquisendo Montepaschi, ad avere una forte sovrapposizione e quindi ad avere degli esuberi di personale che andrebbero a incidere e sul conto economico della banca, perché almeno nell'immediato dovrebbe fare carico di questi costi, e poi anche sul piano reputazionale, perché insomma acquisire un competitor quanto decotto come Montepaschi e procedere immediatamente ad un forte taglio dei posti di lavoro non è sicuramente il modo migliore per presentarsi alla nuova cliente. Queste, diciamo, sono le speculazioni confermate anche qualche mese fa dalla elezione a presidente del Consiglio di Amministrazione di Unicredit di Giancarlo Padoan, economista, ex ministro dell'economia e fortemente a sostegno dell'ipotesi di acquisizione di Montepaschi. Mentre dall'altra parte Mustier e il suo entourage volevano una banca più internazionale, quindi in grado di competere con i big player europei e non solo, e soprattutto una banca più snella, con meno costi fissi, con una capacità di sopportare il contesto di mercato anche grazie a questo. Okay. Quindi insomma si potrebbe essere, e qui concludo diciamo con questa introduzione, potremmo essere di fronte a un passo indietro di Unicredit che da banca innovativa potrebbe tornare a banca al territorio e, se vogliamo, in un certo senso a banca di sistema. Perfetto, Daniele, ho delle domande da chiederti su questo, però prima, dato che sei capitato nello slot delle 9, aspetta che commentiamo, faccio un appello un attimo sull'apertura dei mercati. Certamente. E poi ho una domanda interessante. Ecco ragazzi, guardate questo punto,
guardate questo punto qua, questo è l'indice del DAX, guardate la perfezione che c'è stata, effettivamente c'erano degli ordini a contra, degli ordini molto importanti, 13.349, prezzo praticamente li ha sfiorati, sì, perché e guardate, slittando, switchando, come vi dico sempre, avendo due finestre, su questo punto 3.49 l'ha praticamente sfiorato, cosa succede? Candela ribassista, rimangiata, adesso gli operatori stanno difendendo questo livello, avete visto che bello, guardate, quindi liquidità immediata, i prezzi sono andati a prendere la liquidità, questi punti erano molto interessanti, c'erano tanti ordini a contratto, purtroppo non siamo riusciti a vederlo, però vi garantisco che effettivamente c'erano, guardate, adesso stanno iniziando a rimetterli, prezzo che va a candela time frame a un minuto, si rimangia il tutto, ovviamente i contratti iniziano a essere un po' in divergenza, ed effettivamente stanno tenendo questo prezzo, quindi avete visto in diretta come effettivamente avere una vol book su, con una liquidità book e di un chart a minuto possa essere veramente fantastico, andare contro, è difficile veramente ragazzi andare contro il mercato con questi strumenti. Daniele, volevo anche chiederti, tutto questo discorso che hai fatto come può ripercuotersi nell'economia reale? Ma nell'economia reale in realtà ci potrebbero essere le ripercussioni molto forti. Non dimentichiamoci che Unicredit è la seconda banca italiana, è una delle principali banche nell'erogazione di finanziamenti a famiglie e imprese. Dall'altra parte la stessa Montepaschi è attiva in questo, seppur con logiche diciamo un po' diverse rispetto ad Unicredit. Unicredit infatti negli ultimi anni ha lavorato molto e ha investito su nuovi modelli statistici basati sull'uso sistematico della tecnologia per andare ad individuare quelle aree di affidamento che potessero essere al contempo abbastanza sicure da fornire una certezza di ritorno, ma dall'altra anche fornire un'adeguata remunerazione e quindi di contro dare un sostegno all'economia reale. Montepaschi ha sempre utilizzato invece delle logiche, se vogliamo, più localistiche, più figlie di una storia molto particolare dell'istituto. Un'integrazione tra le due banche porterebbe purtroppo, come sta accadendo negli ultimi mesi, negli ultimi anni, quando ci sono delle fusioni bancarie, ad una riduzione delle erogazioni. È un qualcosa che abbiamo visto in diverse situazioni, ma noi andiamo ad ipotizzare una piccola impresa che abbia fidi con tre istituti. Se questi istituti dovessero fondersi, la nuova banca non andrebbe ad erogare il triplo del fido iniziale, quindi esattamente mantenere l'esposizione che l'azienda aveva, ma andrebbe tendenzialmente a ridurlo, se non ad un terzo, a poco più. La conseguenza quindi per le imprese sarà una riduzione, una contrazione della liquidità, soprattutto per le aziende meno floride, e questo purtroppo per l'economia reale vuol dire meno capacità di investire, meno capacità di stare sui mercati internazionali e meno capacità di creare occupazione da una parte e gettito fiscale dall'altra. E torniamo un po' al discorso iniziale. Lo Stato italiano in questo momento ha bisogno di avere gettito fiscale, perché non dimentichiamolo che il fatturato di uno Stato è determinato dalle tasse che imprese e cittadini pagano, e questo è molto in discussione per due motivi fondamentali. Il primo, la crisi finanziaria che sta ovviamente erodendo marginalità e quindi tassazione che verrà pagata dai soggetti che le tasse le pagano. Dall'altra parte l'annoso problema dell'evasione fiscale, per il quale non vediamo particolari manovre da parte del governo. C'è sicuramente una lotta al contante, c'è sicuramente una correlazione molto forte e netta, soltanto pochi soggetti insomma ancora oggi lo negano, tra uso del contante e nero, quindi sicuramente il contrasto all'uso di monete e banconote potrà aiutare nella lotta all'evasione, quindi all'emersione del nero, ma è sicuramente, francamente, insomma, un po' poco e un po' insufficiente rispetto alla mole di miliardi di economia sommersa che gli anni transitano in Italia senza dare un vantaggio. Quindi diciamo che ogni fusione bancaria, da un lato, dà sicuramente delle ottime opportunità agli investitori e dà credibilità al paese a livello internazionale, dall'altro purtroppo non dà analoghi vantaggi all'economia interna, che poi è il vero motore anche per gli istituti finanziari. Questo però libera uno spazio per i nuovi player. Non dimentichiamo che negli ultimi anni sono nate società fintech e banche dedicate a specifici verticali dell'economia. Perché questo è un aspetto molto interessante. Noi siamo abituati alla banca generalista, la banca, la grande banca, come Unicredit, come Intesa, ma come sono anche istituti minori, che fanno sostanzialmente un po' di tutto. Noi si entra in filiale, si può fare un prelevamento, un versamento, chiedere un finanziamento, operare in borsa, lo si può fare come persona fisica, come persona giuridica, si può aprire un conto, una carta di credito, eccetera. Quindi la banca sostanzialmente fino ad oggi ha gestito tutti i bisogni finanziari di
persone fisiche e persone giuridiche. Lo ha fatto però in maniera parziale, perché non era specializzata in nessuno di questi verticali. Oggi sta nascendo una finanza nuova, innovativa, formata da società molto più piccole, molto più snelle, capaci di muoversi in maniera molto più veloce sul mercato e soprattutto in maniera trasfrontaliera. Quindi andare a recepire quello che anche i mercati internazionali ci danno e andarlo a portare nel nostro paese, andando a servire una specifica esigenza per ogni cliente. Parlavamo prima dei rischi delle fusioni bancarie, ebbene, avremo certamente una diminuzione degli affidamenti verso privati di imprese, ma ci sono società fintech che oggi fanno questo, ci sono anche delle nuove banche che si occupano specificatamente di fare questo. E quindi ci sarà una nuova frammentazione della clientela. Ma anche a livello di investimenti, e questo direi che è il canale più, più adeguato per fare questa, questa disamina, intesa però più come risparmio gestito che non trading, vedrà purtroppo una riduzione della concorrenza. Non neghiamoci che ad oggi, quando un risparmiatore si reca in banca, tendenzialmente riceve il consiglio di acquistare un prodotto della casa, sia esso un'obbligazione, sia esso un fondo comune di investimento. Ebbene, con le integrazioni bancarie, questi prodotti della casa diventano sostanzialmente sempre gli stessi. Negli ultimi anni, insomma, abbiamo assistito a pochi player, soprattutto sto pensando al risparmio gestito, che vanno ad essere la scelta quasi obbligata per la stragrande maggioranza delle famiglie. Ebbene, esattamente come sta accadendo per gli affidamenti, anche per gli investimenti stanno nascendo nuovi soggetti in grado di utilizzare la tecnologia per fornire un servizio di consulenza dedicato alla singola persona e soprattutto in grado di monitorare il portafoglio nel tempo, in maniera analoga solo in parte a quello che fa un trader, ma sicuramente molto più precisa e puntuale di quanto non possa fare il singolo risparmiatore che tre volte all'anno va allo sportello per sentire come vanno giù. Ecco, in tutto questo l'euro sfiora, abbiamo visto, no, che l'euro ha sfiorato la quota di 1,20, andiamo a vederlo anche con i nostri grafici, effettivamente adesso sta battendo 1,19,710, il top è stato 1,20,035, quindi 1,20 tondo. C'è un rischio di correzione delle scelte da parte della BCE possibile secondo te? Ma in questo momento la BCE non può scegliere liberamente perché ha delle responsabilità nei confronti dei governi, degli stati e dei cittadini estremamente forti. Quindi è probabile che rimarranno un po' tutti alla finestra. Rimarrà alla finestra l'economia americana e la Fed, perché in questo momento difficilmente può permettersi degli stravolgimenti in una fase di transizione molto sofferta tra le due presidenze. Rimarrà alla finestra l'Europa, che è alle prese con una crisi finanziaria che non è mai uscita dalla crisi del 2007-2008, quindi diciamo che l'attuale crisi da coronavirus non consente all'Europa di riproporsi sul mercato come un leader e come un obiettivo da seguire per gli altri. Difficilmente anche gli altri mercati emergenti o emersi, insomma, dell'Asia e del resto del mondo potranno dare una scossa a questo. Quindi molto probabilmente assisteremo ad un andamento abbastanza altalenante del mercato valutario, anche questo a tutto vantaggio delle monete digitali, delle monete virtuali. Abbiamo parlato di Bitcoin proprio la settimana scorsa, ma non dimentichiamoci che la Banca Centrale Europea sta procedendo spedita verso la creazione di un vero e proprio euro digitale, che potrà diventare una valuta in corso di validità che si affiancherà almeno momentaneamente all'euro. E qui potranno crescere in maniera esponenziale wallet che ci consentiranno di utilizzare la moneta digitale in maniera analoga a quanto facciamo oggi con banconote e monete, ma in maniera molto più efficace e efficiente, ma anche monitorata dagli stati. E quindi qui torniamo al tema di fondo, che è quello di fornire agli stati, in particolare allo Stato italiano, visto che noi viviamo, lavoriamo e contribuiamo in questo paese, la capacità di aumentare il proprio fatturato, cioè aumentare il gettito fiscale. Ecco, c'è un approccio alla finanza alternativa, l'investimento tramite Robot Advisor magari? Allora, guarda, il Robot Advisor ad oggi si rivolge essenzialmente al risparmiatore, non all'investitore. Il Robot Advisor va a fare una valutazione sostanzialmente del profilo di rischio, anche attraverso delle domande molto lontane da quelle che siamo abituati a ricevere in banca quando andiamo a compilare il modello MIT. La logica è la stessa, cioè la determinazione di un profilo dell'investitore in grado di dare al proponente
un'esatta idea di appropriatezza e adeguatezza degli strumenti che poi verranno offerti all'investitore stesso. Si tratta in questo momento di strumenti fondamentalmente del risparmio gestito. Le motivazioni sono due: un investitore poco accorto, poco esperto, sicuramente attraverso un fondo comune di investimento o una corretta allocazione in diversi fondi comuni di investimento, sarà preservato dai rischi che i mercati comunque, non neghiamocelo, comportano in ogni momento. Dall'altra parte, il risparmio gestito è una fonte di commissioni estremamente importante per le parti. RoboAdvisor quindi non fa altro che effettuare una serie di domande al cliente, esattamente quello che fa un consulente finanziario nel momento in cui va a predisporre un portafoglio. RoboAdvisor suddivide sulla base soprattutto degli importi che l'investitore potrà allocare, sia esso attraverso un PIC, quindi un unico investimento iniziale, o un PAC, quindi un investimento periodico nel tempo che va a creare un capitale invece che investirlo subito, andrà quindi a creare un asset allocation, ma soprattutto andrà a monitorarla costantemente nel tempo. Con un'ottica non tanto di mercato come fa un trader per andare in maniera opportunistica a cogliere l'opportunità, ma in un'ottica di mantenimento di una determinata redditività del portafoglio, quindi andando a sovrappesare o sottopesare determinate asset class sulla base del movimento dei mercati, ma con un'ottica di lungo periodo tipica dell'investimento da risparmiatore, insomma da bot people che oggi il bot non riesce più a ottenere alcun tipo di rendimento e quindi deve necessariamente rivolgersi ad altre attività. Ecco, volevo parlare anche con te che fra 44 minuti uscirà il PIL italiano trimestrale del terzo trimestre. Ricordiamo, da meno 12.8, che è questo attuale, a 16.1, mentre quello su base annualizzato, ovviamente a livello trimestrale, meno 4.7 le attese, da meno 17.7, che è questo in questione. Ci sono dati anche tedeschi e ovviamente a livello europeo. Dobbiamo dirlo che tutto sommato la Svizzera mette in campo ottimi dati, i dati precedenti delle altre nazioni sono stati ottimali per quanto concerne altri fattori, non ovviamente quello del PIL, però tutto sommato sono stati migliori dei nostri, pur essendo in Europa. E ecco, cosa ti aspetti da questo PIL? Secondo te possiamo vedere un segno verde? Anche se non lo dovessimo vedere verde è preoccupante, ricordiamo, meno 12.8 il PIL trimestrale in questo momento, il precedente, ricordiamo il precedente, e meno 17.7 è il PIL annuale, trimestrale, su base trimestrale appunto italiano, il precedente. Attesi ovviamente dati positivi. Allora, il problema dell'Italia sarà una probabile sottoperformance rispetto agli altri paesi europei, ma per una semplice motivazione di organizzazione dell'economia italiana. L'economia italiana si basa su una frammentazione enorme di piccole, piccolissime e microimprese, le quali hanno risentito molto più delle grandi di quella che è l'attuale crisi. La motivazione è semplice: senza una struttura finanziaria forte, ma senza soprattutto un presidio manageriale della finanza in questo momento, ma sono tutta una serie di altri aspetti che andrebbero analogamente presidiati, la microimpresa si trova totalmente in balia di quella che è l'attuale situazione. Lo vediamo anche semplicemente quando facciamo un giro attualmente per i centri delle nostre città, insomma le chiusure che ci sono, quelle imposte, quelle che invece sembrano essere determinate da un cattivo andamento economico. Per questo motivo l'Italia probabilmente soffrirà molto più di altri paesi, penso a Francia e Germania in primis, dell'attuale situazione. Dall'altra parte poi il governo purtroppo si è rivolto molto più al sussidio rispetto a lavoratori dipendenti, le piccolissime partite IVA, che non ad una vera serie di manovre espansive che dovrebbero in questo momento cercare di aiutare l'economia a ripartire. E questo è un approccio se vogliamo anche ideologico, che purtroppo rischiamo insomma di dover pagare nei prossimi mesi in maniera abbastanza pesante. Questo potrebbe aumentare anche lo shopping del nostro paese da parte di soggetti europei e ci riferiamo soprattutto al mondo della finanza in questo momento. Non dimentichiamoci che per un francese che se ne va a Moustier ci sono molti francesi che arrivano. Ormai buona parte del mercato bancario italiano è in mano a società ed oltralpe. Pensiamo a Crédit Agricole, pensiamo a BNP Paribas, pensiamo anche alla recente acquisizione di Credito Valtellinese, per esempio.
E questo che cosa ci dice? Ci dice che probabilmente con un'ottica un po' più pragmatica è possibile fare finanza anche nel nostro paese. E questo è un aspetto molto positivo. Non dimentichiamoci che dalla Francia arrivano anche soggetti fintech molto molto attivi. Penso in questo momento a Lemonway, penso in questo momento a Conto, penso a October, che sono fintech che si stanno ritagliando via via delle quote di mercato sempre più rilevanti nel nostro paese, a dimostrazione ulteriore che forse alle volte in Italia non manca né il mercato né le idee, ma manca un substrato in grado di supportare. Ecco, effettivamente, infatti c'erano anche domande altre volte, Daniele, come potesse, no, anche in questa situazione la Federal Reserve reagire. Ricordiamo che la Fed ha un appuntamento importante. Ecco, che pensi che nella prima di Biden, tra virgolette, sempre che effettivamente venga istituzionalmente eletto, ricordiamo il 14 dicembre c'è una data importante, ecco, pensi che ce la farà appunto Biden o Trump sta un po' gridando a vuoto, e pensi cosa potrebbe mettere in campo Powell? Può mettere in campo azioni diverse secondo te rispetto alla politica di Trump? Allora, le domande sono molte e non esiste una risposta corretta. Ci sono due approcci all'attuale operazione Trump post-elettorale. La prima è quella di un presidente disperato perché oltre ad essere presidente è anche un imprenditore in una situazione molto delicata della sua vita personale e anche soprattutto economica, che vede l'uscita dalla Casa Bianca come un potenziale grosso pericolo per il proprio impegno. E quindi qui, se vogliamo, nessun particolare evento macro, perché ci dovrebbe essere un avvicendamento magari non amichevole, ma sicuramente abbastanza semplice e veloce. L'altra scuola di pensiero vede invece un Trump che perde sistematicamente i ricorsi fatti localmente per arrivare alla Corte Suprema. Non dimentichiamoci che la Corte Suprema in questo momento è fortemente a favore, diciamo, dei repubblicani, ma soprattutto a favore di Trump, che non è un repubblicano tradizionale, anzi forse non è un repubblicano per nulla. Non dimentichiamoci che in passato si è candidato alle presidenziali autonomamente e sembra aver dichiarato: se un giorno mi candidasti con un grande partito lo farei certamente con i repubblicani, perché si bevono tutti. Quindi non era una condivisione di fede politica, ma era semplicemente una scelta molto molto opportunistica da parte di Trump. Ecco, arrivare alla Corte Suprema e poter contare magari sulla fedeltà di quei giudici che lui stesso ha contribuito, magari contro i pronostici, a far salire a quello scranno così alto, potrebbe riservare delle sorprese. Quindi sicuramente di qui a metà dicembre ci sarà da stare alla finestra per quanto riguarda l'elezione del Presidente degli Stati Uniti, anche se insomma tutto sembra far pensare che il prossimo Presidente sarà Joe Biden. Ecco, però tutto sommato sono i voti per posta che lui fa riferimento, no? Cioè lui dice i voti per posta sono falsi, ok? Esatto. Ok, e questi voti hanno determinato alcuni grandi elettori. Allora, il tema qui più importante è quello di capire, benissimo, i voti per posta sono falsi, ma sono tutti voti per Biden? Questa è la grande domanda, e questo è quello a cui Trump non ha mai sostanzialmente detto. Però la risposta la daranno i tribunali locali ed eventualmente successivamente la Corte Suprema. Non dimentichiamoci però che il voto per posta, anche se a noi italiani sembra una cosa molto strana, negli Stati Uniti è una realtà che viene da sempre utilizzata, soprattutto in determinate aree del paese. E non dimentichiamoci che nell'immaginario collettivo gli Stati Uniti sono le spiagge californiane e la affollata Manhattan, ma in realtà il 90% del territorio degli Stati Uniti è formato da comunità rurali con anche grosse difficoltà di spostamento, quindi alle volte andare a votare per un elettore americano può essere molto meno facile che per un elettore europeo che è abituato, insomma, a fare al massimo pochi chilometri per recarsi al seggio. Di conseguenza un eventuale disconoscimento dei voti espressi per posta andrebbe a mettere in discussione un'istituzione degli Stati Uniti, ma soprattutto andrebbe a tagliare fuori molti elettori in quella che la retorica che noi siamo abituati a sentire da sempre sostanzialmente vede come la più grande democrazia del mondo. Ecco, rimarrebbe forse molto grande, ma sarebbe un po' penalizzata una democrazia, insomma, che va a tagliare fuori degli elettori soltanto perché meno vicini e meno prossimi rispetto ad altri ad un seggio elettorale.
Bene, ecco, siamo quasi al termine. In questo momento, cosa pensi, a livello globale di equity? Cosa bisogna concentrarsi, secondo te, magari da qui a fine mese? Allora, in questo momento potremmo assistere a un certo nervosismo sui mercati americani proprio per le incertezze di cui parlavamo prima. Certo, nella seconda metà del mese ci potrebbe essere una nuova ripresa del mercato azionario americano, seppur costantemente sui massimi, proprio dovuto a un certo punto a una certezza del nuovo presidente, quindi a una certezza di quelle che saranno le politiche. In Europa, certo, dobbiamo aspettarci in qualche modo una ripresa, ma non è certo cosa accadrà e soprattutto non dimentichiamoci che manca un mese alla fine del 2020 e anche a Brexit. Quindi entro 30 giorni sapremo se l'hard Brexit sarà realmente così dura, con, ricordiamolo ancora una volta, grossi problemi per entrambe le parti, perché sia il Regno Unito si troverà a pagare un grosso scotto, ma anche l'Europa, che in questo momento è un forte esportatore, l'Italia in particolare verso l'isola britannica. Quindi rimane il nodo Brexit. La Cina non sembra passarsela particolarmente bene. Oddio, in Cina si dice che le cose vanno male quando la crescita non è a due cifre, quindi insomma la situazione è completamente diversa rispetto all'Italia, ma non sembra poter essere in questo momento un mercato su cui investire le proprie fee in maniera assolutamente serena. Quindi in questo momento diciamo che stare alla finestra, monitorare, effettuare operazioni molto veloci, andare ad analizzare fondamentali e movimenti dei singoli titoli può essere la scelta più saggia. E quindi sicuramente, insomma, Alex, le tue valutazioni in questo momento possono essere molto più utili rispetto a quelle valutazioni macro da fondo comune, insomma, di cui parlavamo pochi minuti fa. Bene, grazie, grazie Daniele per il tuo intervento, grazie mille per essere stato con noi, un saluto a Daniele Zini, sempre molto puntuale, attento, ci vediamo Grazie a alla voi. prossima. A presto e buona giornata. Saluto a Daniele Zini, lo ringraziamo, noto che si è connesso Fausto Maraldi, ciao Fausto. Ciao Alex, ciao a tutti. Ciao, Allora tutto Fausto, bene? innanzitutto ti devo fare i complimenti in diretta perché anche oggi hai fatto alzare again tutto il tuo esercito, ovviamente sai che sono anch'io nel canale, quindi faccio da testimone. Il primo giorno del mese i mercati festeggiano con un rialzo, lo dicevi da giorni, anche ieri sera hai espresso molto bene il tuo parere, però lascio proprio al protagonista l'onere, appunto, Fausto. Sì, analizzati i piatti, sono anni che sono qui davanti. Quando il mercato è toro, che il mercato c'è un trend ben delineato al rialzo, c'è debolezza l'ultimo giorno del mese e poi dopo il primo giorno del mese solare si festeggia con rialzi anche pronunciati. Adesso vediamo nel corso della giornata quello che succede. Ieri voglio fare un po' l'analisi di quello che è successo ieri nel finale. Se te ne sarai accorto anche tu che c'è stata quella flessione improvvisa in 5 minuti anche meno gli hanno tolto un punto percentuale a tutti i L'America mercati. saliva e l'Europa scendeva. Sì, c'è stato questo problema, flusso tra l'altro accompagnato anche da volumi consistenti, eh? Non si capisce bene cosa sia stato, probabilmente qualche fondo, qualche istituzionale ha preso profitto e ha chiuso già i battenti a fine novembre, molto probabilmente. Lo vedremo nel corso della seduta se era un movimento reale o se era artificiale e se viene ricomposto nell'arco della giornata. Quello che penso io è che verrà riassorbito in quanto il mercato americano è bello, un buono tonico, aprirà sopra i massimi di novembre e quindi dando un buon segnale. Adesso il Dow Jones no, il Dow però S&P sì, e anche il DAX dovesse andare a rompere i massimi di novembre, era un setup mensile in portata e dovrebbe rafforzare anche questo. Volevo dire questa cosa qui perché adesso io non ho sotto mano. No, ho il video DAX perché sai che abbiamo problemi con la linea. 13.386 in questo momento il DAX. Volevo dire una cosa riguardo all'Unicredito, il 7,5 questa mattina per i problemi alle dimissioni del suo amministratore delegato, un gran personaggio, non lo è, e quindi dovrebbe festeggiare i mercati. Invece hanno aperto in forno, insomma, era chiuso, non chiuso, poi riaperto, hanno aperto il 7,5 e adesso credo stia recuperando perché vedo il feedback che sta recuperando e con molta probabilità vuol dire che anche l'Unicredito sta recuperando. Considera che se recupera 3-4 punti può trascinare il FIBA ancora sui massimi di ieri.
perché comunque doveva prendere una direzione e abbiamo fatto solamente 350 punti di oscillazione, e 370, 350, 360 punti di oscillazione. Considera che 700 questa settimana li faremo, e quindi o andremo a 21,7, 21,8, oppure c'è la possibilità che ci si avviti verso 21,5. Per andare a 21,5 vorrebbe dire che il mercato oggi comincia a virare verso il basso e dovrebbe andare giù a rompere prima i 22, poi 21,9, poi soprattutto il supporto fondamentale adesso del FIB che passa a 21,8. Ecco, la perdita di 21,8,20 indebolirebbe ancora di più il nostro derivato, lo porterebbe in area 25, 21,5, 21,6,5, 21,5, perché poi non basterebbe. E poi dopo solamente però sotto 21,3 il mercato e diventerebbe negativo. Quindi io rimango con un atteggiamento molto positivo, considera che siamo, mentre io parlo, a 100 punti, 200 punti, quindi un punto percentuale dai massimi della settimana, dei massimi del mese, dei massimi del trimestre, massimi del semestre, e quindi il mercato è bello tonico. Abbiamo un setup a dicembre, Alex, è un setup importante mensile, dove dovrebbe cogliere un massimo. Le date più indicate erano quelle di questa settimana, è la settimana ciclica di setup, per chi segue la metodologia di Gann, chi la conosce assolutamente bene, e quindi un massimo in questa settimana sugli angoli resistenziali che passano più fino a 22, prima c'è l'angolo, c'è il gap, dobbiamo ancora chiudere 22,4, non va, poi c'è l'area 22, dimmi pure. Sì, ecco, perdonami un attimo, ti rubo al volo un secondo perché voglio far vedere in real una cosa abbastanza che reputo fantastica. Guardate sulla Volvo questo livello che avevano inserito, guardate effettivamente da questo punto, preso perfetto, guardate effettivamente preso il minimo, guardate in questo momento i contratti iniziano a scendere, questo veramente ragazzi è stato... direi la chiamo la perfezione, mi sento di dire questo, livello importante inserito sul book, preso, switchiamo come vi sto insegnando in questi webinar, ovviamente i contratti iniziano a scendere, la forza long inizia a scendere, quella che ha dato effettivamente lo sprint rialzista inizia a scendere e qua effettivamente ci sono stati un 20 meno punti DAX che è andato a prendere appunto questo, il punto più importante. Fausto, perdonami se ti ho interrotto, vai pure, volevo fatto bene. Finisco di analizzare, poi dopo passiamo al DAX. Dicevo che la possibilità, una volta superati con decisione 22,4, incontriamo il gap a 22,4,90, 22,6,50, il LAP a 20, tutta l'area resistenziale che intercorre a 23.050, 23.100, che corrisponde a 20,060 di indice All Share, dove passa la parte alta del canale, il canale rialzista costruito dai minimi di marzo. Ecco, dovreste andare a fare un massimo pronunciato, ormai la possibilità che vada lì non c'è più, comunque ci può arrivare nelle giornate del 10-11, se giovedì vengono rotti a rialzo i massimi che faremo domani. C'è un triple set importante nella giornata di dopodomani, oggi, domani e dopodomani. Domani lo abbiamo sul DAX e sugli indici americani, mercoledì e giovedì. Ecco, diciamo che se da giovedì il mercato continua a fare dei massimi e si prolunga fino a fine settimana, dove c'è l'appuntamento con i dati sul mercato del lavoro, allora il mercato accelererebbe ancora, si potrebbe fare dei massimi verso il 10-11 del mese corrente, dove c'è un setup veramente tosto. Quindi io c'è la possibilità che un massimo sparato in area 23-23,2 attorno al 10-11 mese corrente, il mercato possa invertire e cominciare a fare la fase di consolidamento. Poi il successivo setup è il 22, il 18 ci sono le scadenze tecniche, e potrebbe finire lì. Insomma, in considerazione, Alex, che pare che i fondi istituzionali tracciano, insomma, tirano la riga nel senso che entro la prima decade di dicembre i risultati, pare che fanno i conti entro la prima decade di dicembre, quindi dovessero veramente fare un massimo pronunciato in quelle giornate lì, c'è la possibilità che allora incominci addirittura non solo a flettere ma a invertire, perché veniamo da un rialzo veramente molto tosto. Importante. Quindi occhio in particolar modo le giornate di domani, mi aspetto il massimo me lo aspetto fra domani mattina dei mercati finanziari. L'ho detto, tu sei nel mio canale Telegram, mi segui sempre,
Massimo, è a te, quando anche ieri è crollato tutto, a me non me ne fregava niente, ti ho detto Massimo, io me lo aspetto mercoledì sul DAX, che se viene poi giovedì mi dà ulteriore forza. Dove è? Ecco, ora prendiamo la palla al basso per passare al DAX, ok? Il DAX, ecco, faccio, no, aspetta, come fai? La domanda è come fai? Molti effettivamente, lo sai che io comunque commento i mercati da anni, quasi un 3 anni e mezzo, quindi vedo tante persone, ti faccio comunque complimenti perché sui rialzi sei sempre stato praticamente quasi un cecchino, si può dire. Ecco, come fai effettivamente in situazioni di panico, che come quella di ieri, perché io appunto sono sul canale, ho visto un video di live, perché a me, ricordate ragazzi, che chiamo chi effettivamente vedo operare con gli attributi, quindi fuori dai denti, e Fausto è uno di quelli, non ce n'è di fuori dentro. Allora, Fausto, quando allora, dice una cosa, sarei, Alex, come fai? Non sarei il capitano, sarei un soldato semplice. No, vabbè, a parte gli scherzi, beh, io ho 23 anni di esperienza sul mercanziale, seguo una metodologia che associo alla mia esperienza e al mio metodo, quello che ho acquisito nel corso degli anni, ma soprattutto quello che è la metodologia di Gann applicata bene, e se tu te sarai accorto che abbiamo il mercato sempre sotto controllo e la mappa temporale non sbaglia mai. Quindi è importante, quando c'è il panico, fa il contrario di quello che fanno tutti quanti, noi andiamo a comprare, lì c'è il setup, lì sul minimo, tutti vendono e noi andiamo a comprare. Sul massimo, adesso ad esempio, c'è la possibilità che il mercato faccia un massimo pronunciato, e ci sono parecchi che magari vengono presi per il collo, perché e devono chiudere le posizioni, e comunque noi li serviamo, andiamo short. Quando ci andiamo short? Quando il mercato arriva il segnale, il prezzo incontra il tempo. Quando il prezzo incontra il tempo, nella terminologia di Gann chiamato il setup, allora lì incominciamo a aprire posizioni short nel caso di discesa, long nel caso di salita. E la cosa importante in questa fase di mercato qui, però, è accompagnare il mercato su un massimo, perché se uno ci arriva che è scarico a livello economico e a livello psicologico, non ha forza di fare lo short quando è ora di vendere, sebbene stia salendo, e viceversa, quando sei sul minimo, non hai la forza di fare un long, perché vedi che il mercato crolla. Quando io ho dato il long, strong buy, ho preso il minimo assoluto del mercato il 21 marzo, quando tutti vendevano, e ho detto qui parte un forte rialzo, l'esplosione al rialzo dei prezzi, l'ho chiamato, tutti quanti mi davano del matto, ma io ho preso il minimo assoluto, il giorno assoluto. E così il 2 novembre, quando tutti parlano di lezione, bidetra, cose qua, che andavano a dare cose che non c'entrano assolutamente niente con i mercati finanziari, io ho il setup il 2 novembre, la rottura di massimo il 2 novembre mi dà un forte strong buy, abbiamo lanciato lo strong buy, e vedi che dai minimi di 17,5, 18,100, vedi dove siamo arrivati. Siamo arrivati, abbiamo fatto un rialzo del 25%, senza quasi, quindi anche lì altra impresa del capitano, va il 2 novembre. E adesso sappiamo che il mercato, che il mese di dicembre è un mese ciclico, perché è un mese di setup importante, che sicuramente verrà breccato a rialzo dopo un po' di consolidamento anche del prossimo anno, e quindi la possibilità di dare questi massimi entro gennaio, primi giorni di febbraio, cioè poi ci saranno le chiusure cicliche, queste le vedremo piano piano con il tempo. Beh, volevo dire una cosa sul DAX. Il DAX sì, è 3.004 in questo momento il DAX, ecco, non molla, sì, lui adesso oggi ha le resistenze, si è formato un massimo prima a 4 sul future, il cash non è ancora aperto, c'è un doppio massimo 4.20, si viene rotto a rialzo quel 4.20, sono i massimi di ieri, che sono importanti da rompere, che sono in linea con i massimi di luglio e di settembre. Noi, a differenza del DAX, siamo più forti, uno potrebbe dire guarda che il FIB è rimasto più indietro perché i massimi dell'anno sono 25,5, ma a livello ciclico noi abbiamo rotto i massimi di luglio che il DAX non ha ancora rotto, che passano a 4,50, ci è arrivato ieri in pratica quasi a sfiorare, no? Perché se rompe quell'argine lì, dove tra l'altro ci passa l'angolo settimanale 13.475 di indice, abbiamo la chiusura del gap a 13.500, dove dico c'è importante anche lì, poi il mercato è libero di salire fino ai massimi storici di tutti i tempi. I massimi storici sono 13.800, 13.795, mi pare c'è un intermedio angolare a 6.30, 6.40, ma lascia il tempo che trova. Poi chiaramente una volta che rompe questi massimi di questo mese qua, di settembre, di luglio, non credo che si fermi a 13.800,
se i mercati continuano a avere benzina, adesso non è il caso nel mese di dicembre, vedremo, arriverà lì, sarà sufficiente anche 13.800, però la possibilità che il mercato allunghi fino a 14.440, segnate con la penna, 14.440 il mese di gennaio c'è assolutamente, dopo ci sono gli altri livelli angolari sopra la 1x1 che sono in area 15.200-15.500. Ecco, questo è il prossimo anno. Adesso comunque seguiamo, mentre parlo vedo che i mercati, oggi i livelli sono questi qui, ha tenuto i minimi, ho visto prima, avevo dato, guarda, vai a vedere il mio canale Telegram, ho preso al millesimo spaccato con precisione e di geometrica potenza il minimo del DAX. Io ho scritto prima, ci sei anche te nel mio canale, che supporto da 13.332, mi pare che mi ha fatto stanotte, poi il gap a 2.93. Esatto. E adesso se tiene quel minimo lì, credo che andremo a rompere i massimi 13.040 e dopo ci verremo a 4.70 e con possibilità di andare a chiudere il buco a 13.005 di indice, che corrisponde quindi a 13.495 di future. Gli indici americani sono belli, 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 molto belli. Ecco, aspetta un secondo, volevo far vedere a chi ci segue. Fausto ovviamente lo va a fare graficamente. Guardate effettivamente come ha ragione anche a livello volumetrico, quanto c'è stata una bella spike. Guardate questo, lo faccio, me lo mostro, anche questo è settimanale. Quindi attenzione, 13.416 di future è un livello importante e poi ovviamente c'è stato un piccolo a 4.35, però lo stanno effettivamente difendendo. C'è un po' incertezza, si sale un po' rossi, vediamo che succede nel corso della giornata. Sta di fatto che su quel livello avete visto anche dalla wall book e dal book come effettivamente è stato difeso particolarmente, infatti anche qua potete notare come c'è un'indecisione, un consolidamento, quindi c'è un'incertezza sia salire che a scendere. Vedremo adesso col passare appunto della prima ora di contrattazione. Magari posso, prima di passare agli americani, andiamo a dare un occhio allo stock, se sei d'accordo. Ci dà un'occhiata qua, lui c'ha resistenza oggi, è una resistenza, sta contenendo il denaro da qualche giorno, non c'ho mano, dimmi il prezzo che c'ho una testa. 5.18 di future. 5.18 e lui comincia a scambiare copra 3.515, è già buono, 5.20, può allungare verso 3.540, 35.40, addirittura 3.550, quello è un livello importante, ma credo che ci possa arrivare, non credo oggi, ma comunque dalla giornata di domani assolutamente il 3.550 è alla portata dello stock. Anche lui ha questi obiettivi, è il nostro obiettivo in fondo, è poi, tornando al nostro indice, è 24 dove c'è il gap, corrisponde al 3.800 di Eurostox, quindi lui piano piano a gennaio andremo tutti quanti lì, andremo a 3.800 l'Eurostox. Si guarda lo stock per operare, che tu noto sempre che è il mercato principale, considera che tutti ad alta capitalizzazione sono lì dentro, è bello tosto, pieno di volumi, e quindi è quello che guida. Io più volte tu hai sentito dirmi sì, che dico, quando lo stock tocca questo livello qui usciamo da rialzo, usciamo da ribasso, perché è lì veramente quello che comanda tutto. Poi dopo è chiaramente il dato più volatile e quindi anche più rischioso, però nello stock ci sono i titoli guida e quindi io lo guardo, è importante, regolare, lineare, quindi lo si trada molto bene. Sì, nello è l'S&P 500 americano in pratica, quindi... Andiamo sullo Standard & Poor's, che si fanno con gli americani? Sta scambiando adesso, io ho sotto il 3.658 il future. Ieri avevo dato una resistenza a 3.560, l'ha intercettata questa notte, poi c'è il primo angolo che passa 3.666, bruttissimo numero, 666 il numero della bestia sull'indice, quindi 664, 665 c'è il primo angolo. Dopo di quello, credimi che il mercato è libero di salire fino a 3.708. I livelli quest'anno veramente tutti i livelli angolari, sia settimanali, mi viene da ridere perché non ci crede, ma sai che sono millimetrico, sia gli angoli settimanali, i giornalieri, i mensili, passano e finiscono tutti quanti con l'8 davanti. Abbiamo 3.708, 3.718, segnati con la penna perché li andiamo a fare questi qui al mio livello, 3.738, 3.788. E questi sono gli angoli, dopodiché c'è 3.818, tutti finiscono
con l'otto. Devo dire che per chi fa l'analisi tecnica, questi guadagnamenti, il mercato è orientato rialzo, ha rotto il segnale rialzo, e quindi è bello tonico fino alla giornata di domani, giovedì, che ci sono i setup. Poi, essendo setup settimanale su America, ripeto, su noi, su America, un massimo importante questa settimana ci autorizza ad aprire posizioni short. Poi, se verrà breccata rialzo la prossima settimana, continueremo ad rally di Natale fino alle date che vi ho detto. Quello che volevo dire, non mi voglio perdere, è che per chi fa l'analisi tecnica, tu vai a vedere, c'è stato un pennet, una figura di continuazione, figura, una bandiera, un po' diversa dalla bandiera, stiamo parlando di analisi tecnica, che dà che porterebbe, questo rotto rialzo, porterebbe i prezzi in area 3.920-930, passa, tra l'altro, l'obiettivo, l'angolo di Gunn, importantissimo, 3.920. Vedi che poi alla fine, angoli di Gunn, per chi sa calcolare le analisi tecniche, tira bene le righe, andate a vedere sempre la pagina di FTA Online di Alessandro Magagnoli, che è il miglior analista tecnico italiano, e andate a vedere, lui disegna molto bene il bannet e lo vedete bene, 3.920, a 3.920, 9.30 passa l'angolo annuale sull'S&P 500. Quindi è l'obiettivo, c'è un intermedio 3.770, ma poi dopo l'obiettivo di questo rialzo, di questo impulso, è 3.920, quindi prendete granate e così vedrete che il mercato arriverà piano piano in quell'area lì, 3.920. Il Dow Jones ha gli angoli a 30.300, 30.500 in prima battuta, poi c'è l'angolo 31.050. Tra 1.7 ecco, importante è sapere queste cose qui, perché magari uno pensa storni, ragazzini, torna e vieni giù, tu non sai cosa è successo anche oggi. Allora dico, tanto siamo qui in una comunità, siamo una famiglia, mi manda il messaggino il solito ragazzino che pensa a crolli inusitati, mi dice: spero tu ti sia chiuso, ho visto il tuo video. E io cosa gli devo rispondere ai ragazzini che mi dicono: spero tu ti sia chiuso? Io sapevo che il mercato, lo dico, da una settimana piombava fortemente al rialzo, perché lo so per esperienza, il primo giorno del mese solare in un trend rialzista i mercati si esteso. Queste cose le sappiamo in pochi, le notiamo in pochi, e quindi io ero tranquillamente al rialzo. C'è stata una frattura grafica ieri in chiusura dovuta appunto a questi flussi di denaro di vendita che sono arrivati in chiusura. Oggi c'è debolezza nel nostro per i soliti motivi delle banche, della banca, dell'Unicredit, però ancora passato un'ora di contrattazione, possibilità che i mercati allunghino il passo nel pomeriggio e nella giornata di domani c'è. Poi se non sarà così, adesso il DAX è sul massimo, è bello tonico, il film fa i capricci, però alla fine si allinea poi anche lui, non credere, perché se i mercati salgono, l'America continua a salire, non è che noi torniamo indietro. Abbiamo corso più del detto periodo e ci sta che il mercato si prenda un po' di pausa, ma ci sono, c'è l'RSI. Se vogliamo, ci andiamo a attaccare i massimi da 3.668 di future americani degli ES. Tutto sembra impostato a livello volumetrico di sì, ma guardate, effettivamente anche poco settimanale è messo su. È un prezzo pagato dal future, ovvero non dall'indice, mi pare. Sì. Quindi sì, secondo te ci si può attaccare questi massimi oggi? Sì, sono oggi, domani se non è teso fra domani o dopodomani, assolutamente sì, perché si è visto ieri che sono supporti vitali, e tra l'altro se avevi gli ultimi due minuti, l'ultimo minuto di contrattazione, avevi supporto fortissimo il Dow Jones al 29.565 e l'S&P 500 3.624, proprio gli ultimi secondi di contrattazione ci ha chiuso sopra, poi nel Globex ha continuato la sua salita, quindi ha dimostrato che voleva rimanere sopra gli angoli, ha tenuto il supporto di 3.600, che era la base del pennet che dicevo prima dell'analisi tecnica, se avesse sfondato poi avrebbe negato quella figura di continuazione. Tutti i segnali positivi ci sono, e quindi la possibilità che il mercato continui ad allungare, magari non con la velocità di prima, con l'ampiezza di prima soprattutto, perché è impossibile, abbiamo fatto un mese di novembre che non c'era da 33 anni, dall'87. Con 33 anni, 33 anni, non c'era mai stato un rialzo spaventoso nel mese di novembre. Faremo un massimo e vari consolidamenti, ma credo che a dicembre
dove ci sia ancora da spremere. Quindi noi siamo tranquilli al rialzo, poi ci sarà la chiusura ciclica, devi chiudere il ciclo mensile per chi fa l'analisi ciclica, e se arriveremo sparati fino al 10-11 di dicembre probabilmente comincerà a flettere. Beh, se invece il mercato cercherà di tornare indietro adesso, andremo a fare dei minimi il 10-11 e poi rimbalzeremo fino al 22. Altra data importante. Guardando, nel senso, ipotizziamo dei ribassi, non so, per altri fatti, quali sono i livelli che tu ti sentiresti più confident per rientrare nel trend a rialzo? Per rientrare? Sì, sull'SP. Cioè per andare a fare la spesa? Per andare a fare la spesa. Guarda, se non si è comprato ieri a 3.600, adesso il mercato è positivo, continuerà a salire sicuramente. I livelli di guardia sono quello detto ieri, appunto i 3.600, di lì poi c'è la possibilità. No, in realtà il prezzo tempo del setup di domani, di mercoledì, sarebbe stato 3.588 se non avesse breccato al rialzo. Vedo che il mercato sta continuando nella sua salita e quindi invece di dare un segnale d'acquisto, un segnale di vendita, ripeto, se non viene rotto al rialzo ulteriormente. Quindi i livelli angolari sono più in alto e cercheremo di fare lo short, dovesse raggiungere i 3.718, perché la settimana è appena incominciata, 90-100 punti di farà, quindi il prossimo livello abbordabile è 3.708, dovesse continuare a spingere, considera che venerdì ci sono i dati sul mercato del lavoro, dovesse rompere i massimi di giovedì, venerdì il mercato non si ferma, non torna più indietro, perché il setup di domani, dopodomani è tosto, è settimanale, va bene che anche settimanale vuol dire arriva venerdì, poi incomincia a flettere, fa una barra outside di bassista, va a rompere i minimi di mercoledì. Non credo ci sia la possibilità, a quel punto lì allunga ancora, e se allunga ancora il mercato si... Quando viene rotta una resistenza, non di prezzo ma anche di tempo, si passa sull'altro tempo. Queste sono cose che conosciamo in pochi, e lì è qui il segreto che mi dà forza, che mi dà risultati. Quindi poi c'è, ti dico, se avesse rotto i 3.688, il livello successivo era 3.515, ma non credo ci possa arrivare, quindi niente. Fausto, l'ultima domanda, poi ti lascio andare. Da qui a fine mese, quindi ci prospetta più o meno, anche gagnanamente, cosa si prospetta? Un mese di? È un massimo dove però attiverebbe un segnale di vendita perché è setup mensile. Però un massimo ancora non è stato formato sugli angoli. Siamo arrivati su un massimo, noi non abbiamo ancora fatto e dobbiamo farlo, capito? Noi abbiamo fatto i massimi ieri, l'altro giorno, 22.380, non abbiamo ancora rotto, è attesa la rottura dei 22.380 entro il mese di dicembre. O lo fa fine dicembre, il 22, e quel giorno lì, dovesse flesso fino all'11 e andare a chiudere il ciclo mensile per ripartire, oppure e continua a salire fino al 10-11. Però anche sul nostro indice è attesa la rottura di 22-3, andare a fare un massimo. Poi dopo, come ti dico, le chiusure cicliche, però vanno a rompere i massimi di quest'anno tranquillamente. Ripeto a tutti quelli che mi seguono che il ciclo di 8 anni sta lavorando molto bene, minimi 2002, minimi 2009, minimi 2016, e faremo minimi nel 2023 relativi, quindi si prospettano 2 anni di rialzo, perlomeno uno abbondante tutto il 2021 e probabilmente una parte del 2022. Ecco, Fausto, molti dicono di stare attenti a, no, a tradare, spesso tanti li vediamo tradare a rialzo su questi livelli, però tu sei uno dei pochi che dice attenzione a tradare a ribasso, perché il mercato più o meno si compra. Vi spieghi perché? Io i soldi li ho persi tutti andando short, e non solo io, tutti quelli che vanno nelle TV adesso, che vanno, tu vedi, no? I grandi trader, per modo di dire, tutti quanti perdono soldi perché shortano i mercati. Il 90% dei trader preferisce fare operazioni a ribasso, soprattutto quelli che fanno la ciclica e altri. È una forma di coniglismo, la chiamo io, sono dei conigli, hanno paura a comprare, c'è questa paura a comprare, non capisco niente. Mentre invece i mercati finanziari nascono per finanziare le aziende, e quindi il mercato finanziario mette la mattina
se non c'è un trend ribassista, il mercato parte il ciclo giornaliero, si compra, c'è un movimento di supporto e di resistenza dei canali, e poi ci sono le alzi, le chiusure cicliche, le sequenze, ma il mercato è, si guadagna col mercato andando long statisticamente, non andando short. Va bene. Io cavalco sempre gli alzi, cavalco anche i ribassi quando ci sono, preferisco fare le operazioni. Non ho nessuna, io tra l'altro sono uno di quelli, poi ti lascio, a comprare in forza, non compro mai in debolezza se non c'è un supporto importante, io compro sulla rottura della resistenza, io comprare in forza mi sento più sicuro che ne vendere a casa, oppure compro su un supporto importante come mattina che avevo dato il livello chiave a 13.332. Bene, grazie Fausto, grazie per il tuo intervento. Ciao, alla prossima, grazie dello spazio, ciao. Saluto a Fausto Maraglio, lo ringraziamo, ospite con noi sarà ancora settimana prossima. Vedo che si è connesso Rodolfo Sartorello, Volumetrica Trading. Ciao Rodolfo. Ciao a tutti, buona giornata a tutti quanti. Ciao Alex, buongiorno anche a Fausto che ci ha appena lasciati, sempre molto bravo e molto puntuale, grande capitano, insomma come grandi tutti i nostri ospiti che continuano ad essere presenti nella nostra televisione. Vi ringrazio personalmente a nome mio, anche di Antonio, insomma di tutta Volumetrica Trading. Ovviamente Rodolfo sei venuto a trovarci oggi per anche darci un... Cioè, intanto mi aggrego alle parole di Rodolfo, infatti ringrazio anche io tutti gli ospiti che dicono di intervenire e trader e analisti. Per quanto riguarda l'azionario, vediamo oggi che Unicredit è un po' sofferente. Ecco, ci parli di cosa sta succedendo sul mercato praticamente a livello italiano, a livello anche globale. Cosa sta succedendo in questi momenti, Rodolfo, perché c'è un po' di dibattita tra rialzisti e ribassisti, nel senso che ormai i massimi sono quasi vicini rispetto a tutti gli indici, però lo short sembrava a portata di mano nelle settimane precedenti. Ecco, che si fa? Ma io, sai, come ti ho detto personalmente, sono rialzista, insomma è da prima delle elezioni di Trump, statunitensi, che io dicevo che appunto il mercato dopo l'estate, che il mercato si sarebbe mosso lateralmente fino alle elezioni, poi dopo le elezioni sarebbe partito a mio avviso un rialzo, sempre ovviamente, cioè queste sono le idee, la view che ci facciamo, diciamo, per il nostro trading. Dopo ovviamente tutto deve essere sempre confermato e valorato da quello che vediamo nei nostri grafici di lungo termine e poi di medio termine e di breve per il trigger di entrata. Quindi io continuo ad essere rialzista, penso che il mercato per Natale riuscirà a spuntare nuovi massimi. Non so se l'S&P riuscirà ad andare a vedere 4.000, perché sarebbe veramente, vorrebbe dire prendere un altro 10% da qui in un mese, quindi sarebbe, diciamo, qualcosa di veramente straordinario, nel senso non come magnificenza, ma straordinario, se visti tutti questi rialzi, una cosa così ancora. Cioè, però ecco, io penso che comunque da qui andremo ancora più su e probabilmente forse i 4.000 li toccheremo nei primi 10 giorni dell'anno nuovo, primi 10-15 giorni dell'anno nuovo. Questa è una mia ipotesi, una mia view, insomma. Però ti ripeto, continuo a rimanere rialzista nei mercati. L'Italia con Unicredit, ecco, ha avuto un attimo di battuta d'arresto come Unicredit, ma non come, diciamo, Italia, che la vedo ancora forte e ancora, insomma, proiettata a rialzo, insomma, come tutti gli indici internazionali. Ecco, c'è una differenza tra quanto concerne l'Europa e l'America, ovviamente a livello di costruzione del prezzo volumetrico. L'America, in particolare l'IS, si trova a pochi punti dai massimi, da questo doppio massimo, sì. E poi l'Europa invece, praticamente il DAX, si trova un po' su quest'area che stanno tentando di rompere questa fascia di 13.400 per arrivare ovviamente, poi c'è i 505, poi ovviamente dicono 14. Che pensi? America e Europa su due velocità in questo momento o meno? Abbiamo visto anche ieri in chiusura la differenza, l'Europa scendeva, l'IS saliva. Sì, l'America ha ripreso a correre, mentre fino a una settimana fa, 10 giorni fa, avevamo un'Europa che viaggiava ad una velocità migliore rispetto agli Stati Uniti. In questo momento l'Europa si è fermata un attimo di correre, mentre gli Stati Uniti, come dicevi tu, sono nuovamente, diciamo, sugli scudi e stanno testando i massimi per andare a rompere.
Che dire, Alex, i mercati ruotano di continuo e noi dobbiamo essere in gamba e svegli nel capire, insomma, quale mercato sia preferibile cavalcare nel momento attuale. Attualmente l'America sembra, come dicevi tu, più, diciamo, forte, mentre, come avevamo detto fino a un paio di settimane fa, 10 giorni fa, l'Europa era preferibile all'America perché spingeva molto di più. In questo momento, diciamo, il testimone sta passando di mano e sembra appunto che l'America voglia, diciamo, tirare il gruppo e quindi sia preferibile un trading sui mercati americani in questo momento, sui future americani, piuttosto che sui future europei. Però, ripeto, in questa situazione di rialzo generalizzato non c'è una preferenza, ecco, se la posso spendere in questo momento per il mercato americano, ma non vado a pensare che il mercato europeo possa essere agli inizi di un ribasso, insomma, questo assolutamente no. Ok, intanto andiamo a vedere i dati, perché Rodolfo si è capitato a pennello nel dato più importante della giornata per quanto concerne un minuto al PIL italiano. Tanto il tasso di disoccupazione tedesco di novembre è bene, 6.1, migliore rispetto all'attesa, la variazione della disoccupazione è meno 39, quindi un dato, ovviamente si legge al contrario, positivo. Negativo l'indice dei direttori degli acquisti del settore manufatturiero tedesco 57.8, così come il nostro negativo 51.5. Vedremo fra pochi minuti, si aggiorneranno i calendari, cosa sarà il PIL italiano trimestrale ed annuale. Ecco, per quanto riguarda invece l'oro, Rodolfo, stavo notando quest'area ieri che avevo fatto vedere effettivamente con questo minimo che sto contornando, magari se puoi prenderlo anche nel tuo monitor. No, se vuoi tu, perché io lo prendo io. Mi ero preparato sull'azione italiana perché ero impegnato stamattina, sì. Quindi mi ero preparato un po' di una panoramica. Sì, guarda, volevo chiederti al volo questo, poi passiamo ancora sull'azione. Guarda questo minimo, effettivamente come è stato tenuto perfettamente, candela verde importante, il poco no. Vedere sul global, io lo stavo seguendo giusto ieri, se loro tu lo fai vedere sul global, sì, vedrai che eccolo qui, sì, dobbiamo prendere, non ce l'abbiamo, quindi dobbiamo prendere, aspetta. Allora, se lo fai vedere sul global, ha una situazione, diciamo, interessante, sta ancora scendendo in questo momento, però se allarghi bene il grafico possiamo... Sì, adesso sta caricando, Rodolfo, perché non abbiamo inserito l'oro. Aspetta, eccolo, che lo allargo, eccolo qui. L'oro, se ti ricordi, avevamo giusto detto, adesso lo fai vedere tu giustamente, avevamo giusto detto un paio di settimane fa, come si stava, diciamo, materializzando la correlazione inversa tra l'oro e i mercati azionari, se ti ricordi, no? Sì, ed assolutamente. Ed effettivamente, una volta rotto a quei minimi, adesso tu hai un weekly, quindi la settimana scorsa ha fatto quella candela molto importante che ha rotto i minimi. Eccola lì, quella lì è una candela molto molto importante, perché ha rotto i minimi in area 1880, 1870 se non ricordo male, lì, quell'area lì, quant'è? 1858, 1860. Ecco, 1860, sapevo, ecco, i minimi che avevo 1860, 1870, ha rotto quei minimi lì con quella candela molto molto importante e ha rotto anche una situazione di, diciamo, conformazione volumetrica di profile assolutamente importante, perché come vedi eravamo in un centro di quella distribuzione parziale, cioè di tutto il rialzo che era cominciato ancora prima dell'estate, diciamo a fine dell'anno 2019, inizio 2020. Quindi il loro in questo momento sta percorrendo tutta la sua distribuzione da nord a sud ed è molto probabile a questo punto, vista la discesa molto importante che ha fatto la settimana scorsa con una chiusura molto vicina ai minimi sotto quell'high volume node che è in area circa 1830-1840, che andremo più giù verso area 1660-1650, esattamente, eccolo lì. Quello è il primo obiettivo, un po' più in su, esatto, quello è il primo obiettivo dell'oro, ok? Diciamo, ovviamente non è il primo obiettivo nel brevissimo termine, non è che domani mattina lo troviamo lì, però diciamo che l'oro è in price action negativa, come si vede dai massimi che ha fatto sopra, sta facendo una bellissima ABC correttiva al momento, ed è probabile che si possa spingere in una lega addirittura ribassista che diventi una 1-2-3 di Elliott, e questo non sarebbe un bellissimo segno, quindi si spinga fino all'area che abbiamo visto poc'anzi. Quindi attenzione all'oro che rimane ribassista assolutamente, non
prenderei assolutamente nessuna posizione di long, ma cercherei sul pullback da questi livelli, sull'area di quei live volume node che hai fatto vedere poc'anzi, in area 1830 o 1820, un po' più su, no, il pullback più su, vai su, eccolo lì, un pullback in quell'area lì lo cercherei per eventualmente riposizionarmi short per l'ulteriore discesa. Ecco, passiamo anche ai titoli petroliferi, perché volevo anche fare switchare un secondo sul CL, CL petrolio. Guardate come effettivamente a questo punto, ovviamente Rodolfo, a te la parola, questo livello abbia tenuto stamani alle, ovviamente alle 7:30 circa, questo livello inserito alla Volume Analyzer, un minimo veramente importante, tra l'altro segnalato anche dalla Volbook, e adesso si è andata a fare degli zigzag correttivi, tutti ovviamente su punti importanti. Guardate, primo supporto resistenza, e poi è andato a schiantarsi contro quest'area di massimo a 45-65. Lo prendo quel livello, tieni aperto quel livello che hai appena aperto, tieni aperti quel chart che hai appena aperto sul CL, perché è molto bello vedere come, questo è un minuto, come tu hai praticamente qui tre informazioni molto molto importanti, che sono a destra il delta volume, tutto rosso sotto il POC della distribuzione del giorno, vai giù, a destra del chart, vedi tutto quell'istogramma rosso, destra, vai a destra, lì, quella è tutta una zona di assorbimento, ok? Quindi vedete come il delta profile tutto rosso, così abbondantemente rosso, esattamente in confluenza con il livello del Vol Analyzer, che è la linea blu che vedete sotto, ok? E in confluenza con la spinta volumetrica, l'istogramma viola che vedete sulla sinistra, eccolo lì, sotto, eccolo lì, benissimo. Quella era una confluenza molto importante, quindi spinta ribassista, ok, molto importante, ok, in confluenza con il delta volume che vediamo sulla destra, rosso, di assorbimento, in confluenza con una linea che veniva a sinistra del Vol Analyzer, doppio minimo sulla destra, avanti, doppio minimo sulla destra, avanti, prima del rialzo, eccolo lì, doppio minimo, con volumi in spinta molto minori del secondo, della prima spinta, quello è stato il segnale del long per il petrolio di quest'oggi. Quindi era molto interessante quel segnale lì questa mattina, che lo hai evidenziato giustamente tu, per poter veramente poter tentare un bel long sul petrolio, perché lo stop era molto chiaro, sotto quei minimi lì, e il target era sicuramente almeno la prima, non lì sopra, ma almeno la prima linea, quella lì che vediamo del Vol Analyzer maroncino. Diciamo. Ecco, volevo che pensi su alcuni titoli petroliferi? C'è qualche appeal rialzista, magari ti do anche il monito. Il petrolio, guarda, se tu apri il 377 range, se tu apri il 377 range sul petrolio, vedi come chiaramente sia in una zona adesso veramente importante. Lui ha rotto, è riuscito a rompere i massimi, i volumi sotto, come vedete dall'istogramma, sono importanti dell'ultima leg, ok? Quindi lui sta spingendo nuovamente a rialzo con volumi importanti dall'ultima leg, che è partita esattamente... Esatto, l'ultima leg è questa qua, i volumi sotto sono importanti e sono partiti esattamente da tutte quelle linee blu che lui non ha lasciato sulla sinistra del Vol Analyzer, ok? Quindi le linee blu che lui ha tenuto come supporto a sinistra del Vol Analyzer sono stati il suo punto di supporto per la ripartenza. È riuscito adesso in questo momento a ripercorrere tutta la distribuzione che ha questo diciamo picco di volumi al centro, un po' più alto, ovviamente il picco di volumi, eccolo lì, lo troviamo al centro, e adesso siamo al momento clou. Mi interessa sapere lo sbilanciamento, no? Questo sbilanciamento che esatto, ma no, lì non ci sono volumi perché c'è il gap aperto sulla sinistra, lì non c'è, c'è proprio lì, lì c'è stato, quando c'è stato ancora quest'inverno, il discorso Russia, Arabia, eccetera, eccetera, quindi quando c'è stato quel gap tremendo che l'aveva portato in area a $6, $7, addirittura andare sotto anche le quotazioni, quindi ce lo ricordiamo questa situazione. E questo momento è molto importante perché, come vedi, sta facendo una serie di barre rosse di assorbimento sui massimi, più lì le ultime, vedi, sono tutte rosse fuoco, sono barre rosse di assorbimento sui massimi, quindi cosa vuol dire? Che il mercato sta cercando di recuperare il livello appena rotto di Vol Analyzer, eccolo qua, che corrispondono anche ai massimi precedenti, ma non ci sta riuscendo. Questo, a mio avviso, è una cosa che sta anticipando la rottura dei massimi e probabilmente la richiusura del gap. Quindi io vedo un petrolio che quasi sicuramente spingerà al rialzo e andrà a ricoprire il gap che ha lasciato aperto
appunto che l'abbiamo precedentemente, esatto, quindi sicuramente, ecco, esattamente, area $50 potrebbe essere il suo obiettivo prossimo, che è anche un obiettivo importante se è un numero tondo, tra l'altro è un numero ovviamente molto visto anche in alcuni fondi, quindi attenzione. Ecco, Rolf, prima di salutarci possiamo fare una panoramica su qualche titolo interessante? Beh, guarda, al momento di interessante abbiamo sicuramente, mi dispiace perché vedo che si vede male il mio monitor. Sì, si vede un po'. Non riesco a capire come mai sta cosa, che si veda male il mio monitor. Dopo cercheremo di scoprire come mai. No, volevo fare un attimo una panoramica su Unicredit, che questi giorni è sugli scudi. Adesso questa mattina c'è stata la notizia appunto che CEO Mustier lascia. Quindi insomma c'è diciamo un po' di confusione dal punto di vista del credito, però se ci stacchiamo da quello che è diciamo ci stacchiamo da quelle che sono le notizie diciamo macro per quanto riguarda il titolo e ci concentriamo solo ed esclusivamente su quello che è il titolo, possiamo dire che il prezzo scontava la notizia. Perché direte voi, il prezzo scontava la notizia? Perché Unicredit si sta muovendo, adesso vi faccio vedere. Se mi si apre la penna, eccola qua. Unicredit si sta muovendo già, diciamo, dal ribasso post-COVID, dal ribasso inizio COVID, su questo laterale molto ben definito. Okay? Quindi i massimi, okay, precedentemente toccati, e ha fatto esattamente un triplo massimo in questo momento, non erano, cioè uno non sapendo né leggere né scrivere, eccetera, eccetera, sicuramente su questi massimi sarebbe uscito, anche perché vi dico questo, perché Unicredit era in correlazione con il FIB inversa, nel senso, cosa vuol dire correlazione inversa con il FIB? Vuol dire che mentre il FIB, quei massimi lì, adesso andiamo a prendere il FIB esattamente sullo stesso time frame, eccolo qua, tenete un attimo che lo carichiamo, eccolo qua, vedete, mentre il FIB sullo stesso time frame, ok, ha assolutamente ha lasciato assolutamente da parte quelli che erano i suoi massimi storici, ok, i suoi massimi relativi storici, eccoli qua, e li ha rotti. Ecco, guarda Alex, qui si sta riproponendo la stessa situazione che vediamo, visto che stiamo vedendo sul petrolio, lo vedi? Quindi una volta rotto i massimi, anche sul FIB il mercato aveva cercato, vedi tutte queste barre rosse, è la stessa situazione che si sta riproponendo sul petrolio. Il mercato aveva cercato di riportare indietro il FIB, ok, su quest'area volumetrica molto importante, il FIB è riuscito a rompere a rialzo e recuperare addirittura anche quest'area volumetrica importante, quindi un FIB che a mio avviso è proiettato in area 24.000 alla chiusura del gap. Volevo fare, ecco, questo è il concetto, quindi mentre voglio dire il FIB, quindi l'azione italiana, ha avuto la forza di rompere il suo laterale, Unicredit, come abbiamo visto poc'anzi, non ha avuto questa forza di rompere il suo laterale, quindi era già nell'aria che il prezzo comprendeva anche la notizia. Detto questo, ricordiamoci comunque che, nonostante, voglio dire, le notizie negative che stanno circolando su Unicredit, dobbiamo anche fare una valutazione, diciamo, dal punto di vista della price action e volumetrica, e dire che Unicredit su questo livello, ok, il livello che sta andando a testare, è sicuramente un livello molto interessante da cercare di capire. Area 7,50 euro, 7,60 euro, è un'area molto interessante per cercare di capire se lì ci possa essere un'occasione di buy per riandare a testare i massimi e, perché no, anche romperli, perché comunque la price action Unicredit in questo momento è assolutamente positiva, come vedete, ok? Quindi questo storno potrebbe essere uno storno molto interessante, con volumi fatti molto, molto blandi, uno storno interessante per riposizionarsi nella parte long e ritentare l'acquisto, la corsa verso i massimi. Quindi non disdegniamo, insomma, di approfittare anche di certi tipi di notizie, sempre che queste notizie siano, diciamo, confermate, che i prezzi confermino comunque che queste notizie non siano state per il titolo stesso un qualcosa di effettivamente dannoso oppure no. Quindi finché l'Unicredit rimane in price action positiva e mantiene il livello di 7,70 euro, come abbiamo visto che è questo livello qua, ok, 7,60 euro, 7,50 euro, è un'occasione per un long. Bene, ricordiamo ai telespettatori che sostanzialmente c'è stata l'amministratore delegato Mastiera, ha dichiarato che non si ricandiderà ovviamente alla guida della banca alla scadenza del suo mandato ad aprile 2021 a causa delle divergenze rivedute con il CDA di Gaudio Aventi.
Infatti il titolo ha subito già ieri in chiusura e in avvio di contrattazione che non ha fatto a prezzo per poi aprire questo famoso calo del meno 7%. Ovviamente alludo a Unicredit. Ecco Rodolfo, ho dato un'indicazione così, i dati italiani usciti sotto le attese, noi e gli spagnoli abbiamo fatto sotto le attese, però punto più punto meno siamo più o meno tutti lì. Io ti ringrazio, grazie per il tuo intervento. Grazie a tutti i telespettatori per averci seguito, grazie ancora. Saluto a Rodolfo Sartorello, noi ci vediamo ragazzi più tardi con l'apertura di Wall Street, ovviamente ci sarà Carlo Vallotto e Carlo Paesino trader civico e Carlo Vallotto trader analista dei metalli preziosi. Buon trading e buon pranzo, a più tardi, ciao.